Milano è stata la cella di incubazione di due dei peggiori e più vomitevoli fenomeni del Novecento, cioè il fascismo e il berlusconismo, e sono incubati qua, sono nati qua, non sono nati né a Torino né a Roma, poi certo hanno conquistato Roma, questo è ovvio, ma sono nati qua. E quindi sarebbe bello, cioè, come dire, mi piacerebbe che finalmente Milano si riscattasse da questa cazzo di destino che c'ha, perché, adesso dico una eresia, ma molte delle componenti che sono state all'origine del fascismo e del berlusconismo potevano essere utilizzate, potevano giocare anche dentro un processo di tipo diverso, cioè non è che bisogna dimenticarsi di avere questo particolare legame, questo particolare cosa tra creazione e produzione, c'è, teniamocela, è nostra, è un marchio, diciamo, lombardo, per una serie di motivi storici comunque. Diciamo il tessuto culturale e la storia di Milano e della Lombardia sono sempre delle storie di occasioni mancate. Dalla battaglia di Pavia del 1501 a questo mancato appuntamento con la storia, per cui poi il capitalismo qui arriva di risulta, arriva di importazione, insomma. E però anche nel Risorgimento, accidenti, va bene, non abbiamo fatto la Repubblica Romana, certo, perché giustamente Roma era quello che era, però insomma le cinque giornate voglio dire, non le ha fatte, e le ha fatte una borghesia che già in qualche maniera teneva conto della lezione della Rivoluzione Francese e della Repubblica Napoletana del 99, non è che fosse. Allora, però questa roba un po' a noi ci rimane lì, perché poi nel Novecento, quando si arriva a stringere i nodi delle cose, chi vince? Vince la destra, cioè nascono le destre, sono le destre che capitalizzano questo fermento anche, come dire, culturale. Pensiamo al futurismo, no? Cioè, al futurismo. Il futurismo è una roba che ha delle componenti molto interessanti, che vanno studiate, espresse nel modo più legale, poi, ma non che ci sia una parte buona e una parte cattiva, il buono e il cattivo è mescolato in maniera di... però poi chi è che fa da sponsor politico del futurismo, eccetera? Chi ha il... Il povero Gramsci da Torino aveva capito qualcosa, e ha scritto delle cose sensate sul futurismo, però è stato sconfitto dalla storia, lui e il movimento operaio, come tutto il resto. Allora si tratta, come dire, di adesso, insomma, provare a fare una sorta di secondo futurismo, terzo, quarto, quinto, sesto, di non futurismo, ovviamente, no, perché non c'è più quella, chiamiamolo, si può anche chiamare passatismo, possiamo, come dire, adesso l'atmosfera culturale del capitalismo linguistico ci favorisce in questo senso, perché ci consente di fare operazioni le più azzardate, possiamo pure fare un movimento chiamato passatista, che abbia, perché ci dobbiamo liberare di tutta questa eredità borghese, di questi termini, progresso, emancipazione, sviluppo, tutti termini orrendi, terribili, ci vuole una rivoluzione comunque in qualche modo.